Come si fa a rendere scomodo uno spazio già scomodo senza lasciare spazio ad interpretazioni? È la domanda che si pone con la sua installazione video di arte contemporanea Silvia Giambrone, 25 anni, artista agrigentina che vive e lavora a Roma. Ha riscosso successo ieri l'inaugurazione di Spazi Incorretti, una mostra di arte contemporanea presentata nella galleria della Fondazione Pastificio Cerere di Roma. L'arte contemporanea è diversa dalle altre, quando si ammira una mostra del genere tutto sembra fare parte del meraviglioso mondo dell'arte, difficile stabilire il confine tra arte e non arte. Anche i messaggi dell'arte contemporanea hanno i loro limiti, non sono messaggi universali di massa, spesso infatti sono difficili da comprendere. Sentiamo al riguardo cosa ci dice Marco Fedele di Catrano, artista romano che ha proposto varie opere d'arte. Abbiamo visto una bellissima mostra di arte contemporanea, però uno dei dubbi che mi viene è che questa arte contemporanea, non questa mostra in particolare, ma l'arte contemporanea forse in generale, abbia un limite, e cioè quello di non arrivare in maniera immediata a tutti. Adesso io chiedo a te ovviamente di spiegarci se secondo te è un limite, ovviamente di dirci due parole semplici sulla tua opera. Se non arriva, non arriva, penso, no? È un lavoro che capivo, non ti dico, quindi non puoi spiegarlo. No, forse penso che... Cioè, il concettuale, o ti arriva o non ti arriva, se ti arriva ti arriva, se ti piace ti piace, è una cosa anche di testa, che a uno gli piace una cosa, a un altro gli piace un'altra, non è che ci sia una definizione. Sì, i gusti sono sempre soggettivi. Poi se non arriva, non arriva, significa che non piace. Se non piace, non si piace. Cioè, il mio lavoro... Ecco, il lavoro che l'ho apprezzato molto, nel senso che lavora in maniera molto concreta su una ricostruzione degli spazi, su un'esperienza molto personale di chi entra in uno spazio, di chi entra in un luogo, ha delle aspettative magari artistiche. Sì, sì, che sì. Forse è quello che succede in ogni museo, è forse anche il senso di quello che voleva essere il tema di questa mostra, sugli spazi scorretti. Sì, sì. Io spero che tu continuerai a sconvolgere lo spazio, prepara.